Abbiamo già visto che una trasformazione ciclica che viene percorsa nel piano PV in senso orario rappresenta un motore termico o motore termodinamico, quindi qualcosa che assorbe calore dall'esterno e fornisce un lavoro motore in uscita. Viceversa, se noi invece facciamo compiere al fluido operante, quindi al sistema termodinamico, la trasformazione nel verso opposto, quindi seguendo il percorso antiorario, abbiamo un frigorifero. Abbiamo una macchina frigorifera che, vedremo, utilizzerà del lavoro che riceve dall'esterno, meno 10 joule per esempio, quest'area infatti sarà negativa, e questo lavoro che arriva dall'esterno lo utilizzerà per spostare calore da una sorgente fredda a una sorgente calda, cioè per spostare calore al contrario di come il calore vorrebbe spostarsi, perché sappiamo che spontaneamente il calore si trasferisce da una sorgente calda a una fredda, però noi possiamo anche trasferirlo al contrario, dal freddo al caldo, attraverso una macchina frigorifera che funziona in modo ciclico, descrivendo un ciclo in senso antiorario. Ma queste cose poi le vedremo meglio più avanti.